Un saluto a tutti. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi vi faccio vedere la mia nuova creazione. Com'è? Comincio dal manico. Il manico l'ho fatto a freccia. Diciamo è un blocca a mano, vedete? E mi esce appunto a freccia. Questo è la mia nuova creazione. E vi dico con cosa l'ho fatto. Vabbè, vi prendo un... Vedete questa? Qua, questa e questa lama qua. Vi posso dire che per bucare la lama a mettere i chiodi ribattuti, l'ho dovuto fare rosso il metallo. Non me l'ho bucato, ho usato una punta potentissima, niente. L'ho dovuto fare rosso per forare, perché lo sapete che... Cioè, chi c'ha le, non so se conoscete le spatole, vedete che si arrugginiscono le spatole perché è acciaio in carbonio. Perché le fanno in acciaio in carbonio? Perché essendo così sottili, e sono molto sottili, sono lunghe, se sono acciaio non io dico spatole buone, poi non so se spatole cinesi e quelle lì girate e le addrizzate. Io sto parlando di spatole buone, sono fatte in acciaio in carbonio. E lo notate che si arrugginiscono, avete capito? E poi lo notate che sono così sottili, ma fate fatica a piegarli, avete capito? E questo è un acciaio in carbonio, diciamo, è sottile, però vedete che bell'arco grossettino che gli ho fatto? Lui deve lavorare per così. Fissato, io, se vedete, allora vi dico la costruzione. Vedete come lo chiamiamo? Coltella d'arco? No, non lo so come chiamarlo. Falcetta. Roncola. Però è una roncola, diciamo, un pochettino bella. Perché con un manico che finisce così, una roncola. Avete capito? Gli ho fatto il taglio col seghetto. Quello andava, avete capito, è la spatola. Magari vi faccio il disegno. La spatola va così e io ho dovuto infilare il... Che poi finisce tipo a chiodo. La spatola è, diciamo, la lama della spatola. Io vi faccio il disegno della lama della spatola. La lama della spatola è questa. E io qua dentro il legno... Gli ho dovuto mettere questa cosa qua, fino, vi faccio il segno, io l'ho messa così, fino a qua, un buco l'ho fatto qua, proprio, e un altro gliel'ho fatto qua, avete capito? E questo, poi l'ho messo, allora, ricominciamo, così vi ho fatto anche il disegno, faccio il taglio col seghetto, diciamo col... Io uso il seghetto, non so, c'è un altro video che ho fatto, un altro video, c'è un seghetto modificato per tagliare, per farlo diventare taglio per legno. Gli ho fatto delle tracce e mi taglio il legno. Quindi gli ho fatto il taglio con, chiamiamo una sega, con una sega. Poi ho infilato questa e mi faccio vedere una da una parte, una l'ho infilata. Poi buco, cioè i buchi li avevo già fatti prima, scendo la punta per farmi un po', perché non ce la fa a bucare, per farmi i due segni. Tolgo la lama, faccio rosso prima prima qua e faccio il buco, faccio rosso qua e faccio il buco. Se non lo faccio rosso non si fa il buco. E vi dico che sono punte potenti e niente, fischiano, non bucano. L'ho dovuto fare rosso. Poi una volta fatti i buchi, cioè, gli pulisco la bavatura, se no neanche entra. E poi non si filano neanche i chiodi. Poi gli ho infilato due chiodi, l'ho ribattuti, cioè gli ho fatto un po' di sfasatura leggera, l'ho ribattuti e la lama si è rifermata nel manico. Essendo a stringere, qua mi rimanevano due fosse, due aperture.
gli stecchini dei gelati. A me mi... voi non sapete, ma io... li vedete questi? Per me sono importantissimi. Questi, io mi servono come il pane, queste cose. Perché io chiudo dei buchi con questa cosa qua. Che cosa ho fatto? Se lo vedete, vedete che si vede. Si vede. Mi sono rintagliato un pochettino per come deve scendere. Colla da legno, li infilo. Li ho infilato uno da una parte, uno dall'altra. Poi col cutter traccio da una parte e dall'altra. Avete capito? Che non si strappa... cioè, il taglio lo devo fare che rimane un po' fuori, che poi me lo pareggio con la carta vetrata. Quindi, gli ho infilato due pezzi di stecchino di gelato. E gli ho chiuso, se vedete, gli ho chiuso quello che... Vabbè, vi faccio vedere, facciamo finta che c'è il manico. Gli ho chiuso questa parte qua e questa parte qua. Che li vedete? Vedete che si vedono? Di una parte all'altra. E a posto. E l'ho costruita. Poi, che cosa ho fatto? L'ho rintagliata col flessibile. E poi, se vedete, l'appoggio. Vedete? Con questo qua. Questo va a 12 volts. È un coso che va a 12 volts. Vabbè, se volete gli do un colpo di accensione, ma giusto per far vedere, c'ho già la spina. Io sotto tavolo c'ho una batteria che si carica con i pannelli solari. Gli do giusto un colpo. Giusto un colpo, senza andare. Avete visto? E l'ho fatto solo un po' girare. Me l'appoggio qua, questo l'ho fatto apposta, sto coso. Me l'appoggio. Io posso lavorare sia di qua che di qua, ma a me mi serve molto di qua perché faccio molti coltelli, molti a lama d'arco. Me l'appoggio, vedete? Cioè la lascio un pochettino aperta, vedete? E questa, con questa qua ho fatto un arco perfetto, perché se l'arco non è perfetto non taglio bene. E me l'ho fatto con questo. Poi c'è l'abrasiva con gomina sotto e vi posso dire che questi coltelli ad arco si possono affilare solamente con la tela abrasiva e gommina sotto. Facciamo finta che questa è una pietra. Come faccio ad affilarlo? Una cosa piatta come fa a lavorare sul tondo? È impossibile, quindi le pietre non funzionano. Non servono a nulla le pietre per queste qua. Che cosa mi fa la tela abrasiva con gommina sotto? Io quando schiaccio, la gommina mi forma l'arco, cioè fa formare l'arco sulla tela abrasiva, cioè la gommina fa formare l'arco sulla tela abrasiva. Avete visto che c'è la gommina sotto? E io striscio e qua mi fa un arco, avete capito? Mi fa un disegno, mi fa la fossetta d'arco. E li affilo questi, se no non li posso affilare, sono solo questa fila. Vi faccio vedere un'altra. Se l'arco è più chiuso, se l'arco è aperto, ci vuole una tela abrasiva un po' stretta, diciamo medio stretto. Se l'arco è molto chiuso, tela abrasiva più stretta. Avete capito? E io l'ho filato questo qui, l'ho filato anche con questo, gli ho dato un po' di questo e un po' di questo. Avete capito? Tutte e due. Questi. Poi... vi faccio vedere anche come lo uso. Il cuoio lo uso così sulla lama d'arco, vedi? Li faccio girare, avete capito? Li striscio sul cuoio a girare, vedete? E io faccio sto lavoro così. Vi ho fatto vedere come l'ho costruito. Vabbè, il manico l'ho costruito di qua, gli ho fatto questa forma e poi gli ho fissato la lama. E questa è sulla vedete? Perché è un arco largo. Se l'arco è più stretto, io c'ho un cuoio. C'ho un cuoio. Ma adesso non c'è bisogno che lo faccio vedere. C'ho un cuoio. Gli ho messo un cuoio così grande. E io riesco a dare il cuoio in archetti più stretti. Quindi, togliamo queste cose qua.
e vi ho fatto vedere la costruzione, la filatura, come l'ho filato. Che cosa ne è uscito da questo qua? Volete che glielo dia il nome? Un cutter ad arco. Questo è un cutter, perché la lama è molto sottile, l'ho piallata a zero, affilato con tela abrasiva e gommina sotto, che cosa mi può uscire? Questo è quasi, non siamo in categoria di coltelli, qua siamo in categoria di cutter. Adesso lo dico e ve lo faccio vedere. Vabbè, la carta bianca, sulla carta bianca ci gioca, avete capito? L'ho filato con terra abrasiva e gomina sotto, non si scherza. La carta bianca, vado piano piano, la carta bianca proprio, lasciamola perdere che ci gioca. Qua non siamo in affilatura pietre, qua siamo superiori alle pietre, perché cioè, se vedete i miei video, anche c'ho un video che affilo e avete visto come va quella lama dopo che l'ho passato sulla terra abrasiva. Immaginate voi ad arco, che cosa facciamo? Dobbiamo prendere un qualcosa di più sottile, perché se io mi metto con questa ci gioca. Magari gli altri, guardate come taglia, magari gli sembra che tagliando la carta bianca hanno il taglio più potente che c'è, invece no. Devono andare con qualcosa di più sottile a vedere se veramente c'è un taglio perfetto. Proviamo, faccio solo un taglio, proviamo. Proviamo il giornale del Lidl. Vedete? Beh, faccio solo un taglio, ci gioca. Che voglio provare altri materiali. Comunque avete visto, una volta, voi già avete capito io cosa c'ho in mano. Una volta che sta cosa qua mi taglia questo, le altre cose se li divora. Allora, che cosa cominciamo? Io c'ho un pezzo di stoppa, vediamo sulla stoppa, voi dite che la taglia la stoppa, però io gli do il colpo, no, gli do il colpo che lui entra. Avete capito? Io gli do un colpo, lui si infila e scende. Vedete qua? Vabbè, adesso la stacchiamo. E magari faccio anche un taglio diverso, non lo so. Se riesco a tenerla così, vi faccio vedere anche questi tagli qua. Vedete che vedete che non siamo, che qua siamo in categoria cutter, non siamo in categoria coltelli. Avete capito? È filato con tela abrasiva e gommina sotto, non è filato con le pietre. Quella proprio vi posso dire che è una cosa potente. Cioè, neanche li vede le pietre. La terra abrasiva con gomina sotto, diamogli un altro colpo qua. Vedete la magica terra abrasiva cosa mi ha fatto. Non c'è bisogno, ho preso tanti pezzi, ma magari facciamolo un altro, ma non c'è, voglio tagliare altre cose. Ci gioca sulla stoffa, ci gioca sulla carta, sul giornale del Lidl, ci gioca voglio provare plastica e legno. Vabbè, come lo facciamo? Facciamolo come ho fatto prima. Vedete qua, io, vedete che ce l'ho lontano. Io, capito? Io faccio così, avete capito? Entra e scende. Avete capito? Vabbè, ormai che ce l'ho, facciamolo giocare un po'. Facciamolo giocare un po' sulla stoppa. Gli facciamo un altro. Che lui ha sete di taglio questa, avete capito? Vedete qua, vado pure lentamente. Vedete? E la stoffa, con la stoffa ci gioca. Lo proviamo sulla plastica e poi lo proviamo sul legno. Vediamo cosa ci fa sulla plastica. Voi dite che cosa fa sulla plastica? E che c'ha la lama corta, non riesco tutta a tracciarlo, però gli faccio un po'
diroteare. L'unica. No, forse questa ce la fa, però se riesco a tenerla, questa la taglia. Questa sì. Questa ci riesce, perché ci passa. Lì ci passa. Se lo stringo, magari gli do, però mi devo allontanare un pochettino la telecamera, gli do la misura che mi lavora, vedete, che mi lavora, che la lama è sufficiente per fare il taglionetto, vedete? Vedete i tagli come li fa, entra e esce. E qua è una parte, mezzo bidone l'ha demolito. Adesso proviamo l'altra metà. Magari poi gli diamo un pochettino sul cartone. Vedete, io allora vado, adesso c'è sta carta. Vado! Devo andare lentamente, sennò non vedete che cosa fa. Vedete, io lo infilo. Vedete? Il problema è tenerlo. Lo infilo. E giro. Vedete qua? Cioè, il coltello dritto, non è che vi dico che non ce l'ho il coltello dritto, ma no, come questo. Cioè, non so se avete mai usato un coltello ad arco. Il taglia d'arco è molto, ma molto, ma molto più potente del taglio dritto, perché è stabile, cioè non scivola, è tutto taglio. Invece nel coltello dritto una parte scivola. Poi questa è piallata a zero, piallata con dell'abrasivo, immaginate voi. che cosa io ho in mano qua? Proprio, e che gliela devo tenere. Il problema è tenerle queste cose che... Se riesco a tenerli proprio, lui. Se li divora. La plastica proprio ci gioca. Avete visto? Ha tagliato il giornale del Lidl. Immaginate voi cosa c'è lì. Non so quanti coltelli riescono. Cioè, magari se si impegnano lì con le pietre, ore e ore lì a strisciare, provare, strisciare, provare, strisciare, provare. Magari qualche taglietto. Riescono pure a farlo nel giornale del Lidl. Ma questo ci gioca sul giornale del Lidl. Adesso non è che mi metta. Allora, che cosa vuoi? Il cartone. Ho preso un bel pezzo di cartone, guardate che bestione che ho preso. E poi all'ultimo all'ultimo lo proviamo sul legno. Vediamo il cartone. Ed è un cartone, però. È un cartone spesso, non è un cartone sottile. Se vedete, aspettate, lo giro, vedete che è doppio, ha i doppi fuori, è spesso il cartone. Allora ci facciamo qualche striscia, ecco. Devo, allora, io qua, questa parte qua, sto pezzettino qua non l'ho pilato, perché se mi scappa la mano, avete capito? Quindi se il taglio va avanti di qua, non funziona. Quindi io devo stare proprio dentro l'arco. Proviamo, vediamo cosa ci fa col cartone. Vediamo in quanto tempo si taglia questi cartoni. Il problema è tenerli. Finito. Il cartone, tutti quelle cose che vi ho fatto vedere, tutti sono spariti. Sono diventati tutti coriandoli. E alla fine lo proviamo sul legno. Il cartone se lo divora. E alla fine vediamo cosa fa sul legno. E abbiamo finito, l'abbiamo provato su tutto. Il giornale del Lidl lo taglia, la carta bianca la taglia. Cioè la taglia, ci gioca. La plastica ci gioca. Il cartone non lo vede per niente. Proviamo il legno, magari il legno è una cosa un pochettino più impegnativa, vediamo. Avete capito? È una lama d'arco. Cioè proprio è il suo forte qua. Guardate che cosa vuol dire lama d'arco sul legno. Cioè, se io vi faccio vedere... Che cosa vuole? Magari
Non so se riesco a farvelo vedere bene, magari alzo la telecamera, che magari non vedete la partenza del taglio. Allora, guardo e guardate qua. Due colpi da una parte, due colpi dall'altra. È già finito. Avete capito? Il coltello dritto fa fatica a fare questa cosa. Sì, li fa le striscioline, ma questo proprio ti taglia. Sta tavoletta me lo volevo prendere quasi tutto in una volta. Non so se riesco a tenere. Qua c'è un nodo. Se vedete, io qua c'ho un nodo. Io riesco a fargli in questa tavoletta qualcosa di qua. Così lo proviamo in questa. Vedete qua? Magari faccio qualche taglietto lentamente. Vedete? Vedete come va? C'è una cosa di nodo qua, vedete? Vedete che gira e non vuole scendere dritto. Forse qua forse non. Cioè, devo andare dove non ci sono i nodi. Di qua non lo so che cavolo è. Qua mi gira. No, questo non l'ha tagliato quello. Vediamo se riesco a tenergli sto piccolino. A fargli un altro poco di colpi qua. Avete visto come va sul legno? Cioè, sul legno proprio vi dico che. Sul legno, sulla plastica. Vi posso dire, questo tipo, questa geometria, questa forma di lama ad arco è molto, ma molto più potente di una lama dritta, perché la lama dritta, una parte di taglio si perde, una parte di forza, di potenza che uno dà a spinta, si perde con lo scivolare. Questa invece no, questa è tonda, questa non scivola niente, tutta la forza che date è tutto taglio, avete capito? Quindi questa è più potente, una lama ad arco è più potente di una lama dritta, avete capito? Cioè, la lama dritta è buona per tagliare gli alimenti, per tagliare i salumi, i formaggi, quelle cose là. Ma come andiamo sul legno, sulla plastica, sul cartone, su qualsiasi altra cosa? Questo neanche lo vedi la lama dritta. Eppure vi posso dire che c'ho lama dritta che sono dei più taglienti al mondo. Ma non c'è. Lì provo. Questi ad arco li superano. Non c'è niente da fare. Se io vado sul legno, su plastica, cose, questi qua vanno come un missile. Vediamo se riesco a fargli qualche taglietto anche qua. Vedete qua. Vado lentamente. Se vedete, guardate qua. Se vedete, vedete tutta la tavola, tutta per com'è la tavola. Vedete qua. Quanto è grande la tavola. Vedete? E la taglio dalla parte difficile. Non la taglio perché il legno così, tagliarlo così, è più tenero. Io lo sto tagliando di traverso. Vedete come lo sto tagliando? Se riesco a fare altri tagli, guardate bene. Guardate io dove sto tagliando. E gli faccio un po' di cerchio qua. Vediamo se riesco a farglielo. Vedete? Vedete io dove taglio? Questo qui adesso è tutto nodi. Forse qua no, c'ho un puntone che non è nodo. Riesco a fargli qualcosa. Avete capito? Io do la botta. E poi si solleva la lama, avete capito? E quindi tutta la forza che ho è taglio. No, non mi strisce, non perdo niente di taglio che lui scivola. Ma magari scivola un pochettino, magari prendo da una. Ma sempre in centro va il taglio, avete capito? E poi questo lavoro qua. Adesso non posso andare più avanti perché vedete qua è tutto nodi. Vabbè, comunque avete capito? Non c'è bisogno di allungare il video per farvelo vedere. No, no, come si dice? È sufficiente, no? È sufficiente quello che ho fatto vedere. È abbastanza. Vediamo se ha perso. Vediamo quanto taglio ha perso. Ho tagliato il legno. Quindi, tagliando il legno. Vedete qua. Ho tagliato il legno e se vedete non ho perso niente. Avete capito? Le spatole è un acciaio potente, un acciaio in carbonio, quindi avete capito? Cioè, facendo il legno dovrebbe faticare sulla carta bianca, vedete?
E invece non ha perso niente, ma niente completamente. Vedete qua, vado lentamente, vedete? Niente, non ha perso niente. Cioè, sono ritornato nella carta bianca perché? Per farvi vedere che l'ho sforzato, cioè, dopo di questo dovrebbe un po' faticare sulla carta bianca. Niente, non ha perso niente. Come fosse che io questo non l'ho toccato. Avete capito? E questa è la puntata di oggi. La puntata di oggi qual è? Che ho costruito. Ve lo faccio vedere così. Che ho costruito una lama d'arco. Vi ho fatto vedere come l'ho costruita. Cioè, perché ve lo dico come l'ho costruita? Perché se la volete costruire, io vi ho detto come si fa. Avete capito? Vi ho detto come si costruisce. Come si costruisce il manico? Come si costruisce la lama? Come si taglia col flessibile? Si deve mettere un disco che l'arco deve essere preciso. Poi si deve usare. Si deve. No, si potrebbe. Si deve per forza usare la tela abrasiva con gommina sotto perché io schiaccio la gommina. Mi fa. Io quando schiaccio. La gommina fa prendere la forma dell'arco alla tela abrasiva e la posso filare. Se io ho una pietra, una cosa piatta, facciamo finta che questa è pietra, e non la posso filare, come faccio a filare un tondo con la pietra? È impossibile. Avete capito? Invece qua schiaccio e mi fa l'arco. Hai capito? La lama schiaccio e mi fa la fossetta con l'arco. Vabbè, vi dico sempre la procedura. Io strisciando, quando io strisci in avanti, mi fa la fossetta, davanti si forma un bordino ed è quello che mi fila il taglio. Avete capito? E questo è. Poi, ve lo dico tutto, quando sento che la lama mi fa resistenza, mi asciuga l'acqua e mi aumenta il rumore del grattare, mi aumenta il rumore perché il filo è sottile e gratta di più, avete capito? E quindi fa più rumore. L'acqua la sposta perché il filo è sottile e mi sposta l'acqua. Avete capito? E più mi fa resistenza perché il filo è sottile e fa freno sulla carta. La tela abrasiva. Quindi questa qui mi dà tre segnali. Quindi io non è che dico, cioè, quelli con le pietre affilano, affilano, affilano e provano se taglia. Affilano, affilano e provano se taglia. Affilano e provano se taglia. Invece io no. E io a me lo dice la tela abrasiva che se taglia. Non c'è bisogno, non devo provare niente. Io ci lavoro con la tela abrasiva e poi ci metto, diciamo con la pietra, ci mette mezz'ora. Io ci metto 2 o 3 minuti, avete capito? A secondo com'è, anche 1 minuto. Perché tutti i colpi vanno a segno qua, sulla pietra invece no, ci sono i colpi giusti, i colpi sbagliati, se date troppi colpi sbagliati poi dovete riaggiustare, provare sulla carta, non taglia, non taglia, vi dico che ci sono uscire pazzi con le pietre, invece questa no, questa ti dice tutto lei, anche ad occhio, fatto è automatica, questa possiamo dire che è un affilatore automatico, io devo appoggiare, fare pressione, girare. Uno parte dall'altro e poi me lo dice, la tela abrasiva mi dice tre cose. Mi dice l'acqua, la lama, l'acqua la sposta, primo. Poi il rumore fischia di più, si sente più fischiare il grattare il taglio. Terzo, sento che devo spingere un po' di più perché il taglio è diventato così sottile che mi fa freno sulla tela abrasiva. E quindi quando vedo queste tre cose io non devo provare 50 volte. Niente, io prendo, appoggio qua, cuoio e è al 100% che questo è diventato cuta. Avete capito? E va bene. E questa è la puntata di oggi. Come lo chiamiamo? Ronchetta. Diamogli, quanti nomi gli possiamo dare? Perché si possono dare diversi nomi. Ronchetta, coltella d'arco, coltella a gancio. A me mi piace la parola, chiamiamola anche ronchetta, oppure coltella d'arco. A me mi piace la coltella d'arco. Vabbè, chiamiamolo in tutti e tre i nomi. Coltello o ad arco, o ronchetta o a gancio. Avete capito? Ve lo lascio così.
Se vi volete iscrivere, la serie continua. Chi guarda questo video e si iscrive avrà l'avviso che arriverà un altro video, comunque un altro strumento che il coltello, il mago del taglio costruisce, che non è solo non faccio solo lame, anche tante cose del fai da te, avete capito? Cioè, ho fatto una sega, ho fatto dei flessibili, ho fatto 50 cose, lo stereo, faccio di tutto. Però, dato che il canale l'ho lanciato come mago del taglio, il taglio ci deve essere sempre, perché chi legge il nome del mio canale, legge mago del taglio e si iscrive, è uno che gli piacciono i coltelli. E il coltello, se non c'ha un buon taglio, non serve a nulla, è una vista, lo appendo al muro. Invece se c'è un bel taglio, cioè, è bellissimo il coltello, avete capito? È divertente un coltello. Ora, tipo questo qui, voi non so se l'avete mai usato un coltello. Una lama d'arco, vi dico che c'è uno che è abituato con le lame dritte, prende in mano una d'arco, ha un mostro in mano. Proprio senti una differenza micidiale, avete capito? E vabbè, un saluto a tutti e alla prossima!